Allora, chiudiamo questa prima nostra diciamo serie di interviste importantissime antecedenti alla mattinata di Convegnos Beni Culturali con l'intervento dell'avvocato Scaramucci. Nella fattispecie lei questa mattina che cosa tratterà nel suo intervento? Un argomento molto interessante, ritengo. L'attualità della definizione di bene culturale data dalla Commissione Franceschini nel 1964. Ah, ancora oggi si parla di bene culturale come testimonianza avente testimonianza materiale avente valore di civiltà. È una definizione molto attuale che oggi il codice ha anche esteso, perché si tende a ritenere che la definizione di bene culturale debba essere aperta anche a nuovi valori, e quindi soprattutto quello che è la parte più interessante dell'intervento sarà quello che riguarda la parte dei beni culturali immateriali. Tanto per fare un esempio molto rapido, possiamo il brand di Roma Capitale, che oggi è stato cambiato dalla lupa capitolina, è diventato lo scudetto rosso con su scritto Rom and You, perché questo è un valore immateriale che identifica, e quindi che identifica Roma e il suo turismo, ed è spendibile dovunque. Quindi, se il bene culturale immateriale non è previsto espressamente dal codice, però è presente nella realtà in molteplici aspetti, e questo sarà l'oggetto dell'esame. Del resto, come dicevano anche diciamo i relatori che sono intervenuti poc'anzi, l'Italia è proprio il bel paese, il museo a cielo aperto, quindi come non poter includere in questo insieme che vuole abbracciare tutto anche questi famosi beni immateriali. Oh, tra questi, avvocato, figurano anche le tradizioni gastronomiche. Siamo legati un po' al tema cibo, avvocato, perché oramai siamo all'antivigilia dell'apertura di Expo Nutrire il Pianeta. Ecco, secondo lei in questa vetrina internazionale è stato fatto abbastanza o si farà abbastanza per far prendere coscienza a questi 20 milioni di visitatori che arriveranno di quanto importante sia il valore bene immateriale, in questo caso gastronomico, visto che all'Expo si parlerà prevalentemente di come nutrire il pianeta? Secondo lei è stato fatto abbastanza? Beh, diciamo che anzitutto ci penserà il nostro ministro dei beni culturali, il quale sarà presente all'inaugurazione, e questo già è il primo sintomo che cioè è stata data una connotazione culturale all'Expo e a tutto quello che rappresenta, perché noi diciamo che non dobbiamo ritenere che la cultura sia solamente spirito, spiritualità, arte. Il concetto del bello d'arte, oggi è superato. Oggi quello che conta è, diciamo, la concezione storicistica della cultura, e quindi la cultura del nostro tempo. Ecco, dato per fare un esempio, oggi una lattina di Coca-Cola, che oggi non è nulla, tra 100 anni potrebbe essere espressione di una cultura, la cultura dei nostri tempi. Speriamo che ci sia qualcosa di meglio da ricordare di questo, però diciamo è un sintomo. Quindi anche l'Expo, con tutto quello che rappresenta per l'Italia in questo momento, un'occasione di rilancio, un'occasione per farci conoscere all'estero, e con quello che è poi, guarda caso, una delle cose più importanti che comunque all'estero conoscono di noi, giusto? Ma con l'occasione, quella parte la conoscono e forse la conosceranno anche meglio con l'Expo, ma con l'occasione speriamo che poi restino in Italia innamorandosi anche del resto. E non... Diciamocelo tra noi, ma anche agli amici di Liberi.tv, così chiudiamo e diamo l'avvio a questa mattinata di presentazione sui beni culturali. Detto tra noi, ma saremo pronti ad accoglierli, cioè abbiamo la coscienza di dove viviamo e chi siamo. Esattamente. Io credo di sì, no, non dobbiamo essere sempre disfattisti, noi tendiamo a essere un po' troppo disfattisti verso noi stessi. Io credo che invece tutta la cultura che ci ha preceduto ha lasciato il segno, e quindi noi abbiamo qualcosa di più. Ha come titolo il bene culturale come testimonianza materiale di civiltà, attualità della definizione di bene culturale data dalla Commissione Franceschini.
La portata del significato dell'espressione bene culturale forgiata dal diritto e di cosa i beni culturali abbiano rappresentato e rappresentino per l'uomo risulta fondamentale affinché il legislatore possa intervenire nel modo più corretto in questo settore. Il primo provvedimento organico in materia di tutela del patrimonio culturale dopo l'unificazione dello Stato italiano, come noto, fu la legge 1089 del 39, che all'articolo 1 forniva un elenco di cose che per il loro interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico dovevano essere sottoposte ad un regime speciale ai fini della loro cura e conservazione affidata al Ministero della Pubblica